Io sono di nuovo a Ritmo Danza con i nostri cari amici Michela e Simone e subito sono curiosissima, quindi la domanda nasce spontanea. Simone o Michela, chi mi parla oggi e di cosa? Il titolo di oggi è Primi passi verso il successo. Bellissimo, quindi vai, vai. Vedremo la storia di una coppia di bambini che, come tutti, si parte dai corsi di gruppo, tutti insieme, per poi arrivare a specializzarsi sempre di più e iniziare a fare le prime garette di coppia. E quindi sentiamo da loro come hanno vissuto questa esperienza. Perfetto! Ciao a tutti, io sono Charlize Ruleia Marco, il mio ballerino. Balliamo insieme da 6 mesi. Quest'anno abbiamo avuto tante gare e il nostro obiettivo sarà impegnarci al massimo. Ciao, io sono Elia e il mio ballo preferito è il jive. E io sono Margherita e il mio ballo preferito è il cha cha cha. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, mi chiamo Fabio, secondo il ballerino. Voglio tanto bene a Ritmo Danza e anche il mio ballerino. Ciao. Ciao, io sono Michele e questa è la mia ballerina Camilla. Balliamo quasi da 2 anni. E per noi ballare è un modo per divertirci senza pensare a niente. Io sono Leonardo Gesi. Io sono Francesca Corsi. Balliamo insieme da circa 6 anni. E il mio ballo preferito è il cha-cha. Invece il mio ballo preferito è il samba. Il ballo per me è fatica e sudore perché bisogna allenarsi molto. Anche per me il ballo è fatica e sudore, però bisogna anche contare che ci si deve divertire. Ciao! Ciao! Ciao, io sono Asia e questo è il mio ballerino Manuel. E balliamo insieme da 1 anno quasi. E per noi il ballo è un grande divertimento. E a casa abbiamo portato grandi risultati. Ciao! Ciao! Ciao, io sono Elena e questo è il mio ballerino Tiziano. Balliamo insieme da circa 2 anni e mezzo. Il ballo per noi due è gioia e ingegno e ci divertiamo molto. Ciao! Ciao! È incredibile come questi ragazzi abbiano tutta questa passione, ma soprattutto anche questa voglia comunque di trovarsi assieme a degli altri e fare un po' di, come si dice, sano agonismo. Ok, allora, capita sovente che ci siano bimbi di questa età che decidano comunque di andare avanti, appunto, di fare l'agonismo? Assolutamente sì. Diciamo che la passione dopo cresce sempre di più e poi il gruppo comunque è un forte motore che porta tutti quanti dopo a voler sperimentare qualche cosina in più. Bellissimo. Poi questi ragazzi crescono, ecco. E crescono e la prossima settimana vedremo dal preagonismo come si arriva all'agonismo vero e proprio, crescendo di età quindi, ma anche di livello. Mi lasciano con l'acquolina in bocca, uffa! Grazie di nuovo a Michela Natali e Simone Corvini qui a Ritmo Danza. Ciao, la prossima puntata non potete mancare. Ciao! Ciao a tutti!